Quindi direi, come sempre, buonasera a tutti. Sono Paolo Ravazzani, sono il direttore dell'Istituto di Elettronica, di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche. E anche questo giovedì stiamo andando avanti in quello che sta diventando una tradizione, i giovedì di EIT, in cui facciamo questi brevi ma intensissimi incontri con la realtà della ricerca accademica, delle aziende, per portare avanti uno sguardo sul futuro. Oggi abbiamo la gradita partecipazione dell'ingegner Stefano Ruffini, che ringrazio, e per non perdere tempo avviso tutti i partecipanti, come mi dicono sia giustamente atto dovuto, che questa presentazione sarà registrata, verrà poi messa pubblica sulla nostra pagina YouTube e quindi chiunque abbia delle problematiche rispetto alla registrazione, a questo punto è informato e può prendere le sue decisioni. Detto questo, mi stoppo, ringrazio ancora l'ingegner Ruffini, ma anche Stefania Bartoletti che ha organizzato tutta la cosa e lascio la parola a Stefania per l'introduzione vera della nostra serata. Grazie a tutti. Grazie Paolo, grazie anche a Lucanos e Nicola per avermi aiutato ad organizzarla e a Stefano per aver accettato di partecipare. Allora, l'ingegner Ruffini, Stefano è un esperto della ricerca e sviluppo di Ericsson, dove lavora da quasi 20 anni, direi, dal 93, ed è esperto soprattutto degli aspetti di sincronizzazione di rete. E fa parte, è un attivo, diciamo, contributor degli enti di standardizzazione, soprattutto per le tematiche di sincronizzazione, ed è anche chair dell'International Timing and Synchronization Forum, che, diciamo, riunisce i principali operatori e vendors del mondo ICT per quanto riguarda gli aspetti di timing e di sincronizzazione. Io l'ho conosciuto, ho avuto il piacere di conoscerlo nell'ambito del progetto Locus, di cui Ericsson è un partner, e abbiamo discusso, per esempio, di come gli aspetti di sincronizzazione siano vitali per la localizzazione, perché si possono ovviamente avere dei requisiti molto stringenti sulla localizzazione, ma senza un opportuno supporto per quanto riguarda l'accuratezza di sincronizzazione, questi risultano impossibili. Ma ovviamente la sincronizzazione, diciamo, ha tutta una serie di applicazioni tra le più disparate, ed è per questo che è stato fulcro sia per quanto riguarda la standardizzazione del 4G che quella del 5G. Ed è proprio questo l'argomento di cui ci parlerà Stefano oggi, che ringrazio ancora una volta per la partecipazione. Quindi Stefano, ti lascerei la parola. Grazie Stefania e grazie a tutti per l'invito. Sono, diciamo, molto contento di offrire questo tempo, diciamo, visto che c'è interesse in un tema su cui ho lavorato per tanti anni. Come dicevi tu, in realtà sono quasi 30 anni che ci sto Sì, lavorando. Ho iniziato alla Fondazione Bordoni e poi sono passato alla Ericsson, però praticamente la sincronizzazione è un tema che, a partire dalle reti SDH negli anni 90, è ancora fondamentale, diciamo, nelle reti di telecomunicazioni e oggi appunto vediamo in particolare nelle reti mobili di quinta generazione. Allora, io, diciamo, ho messo insieme un po' di materiale. Ovviamente vi invito prima di tutto a darmi del tu, se tutto sommato siamo, diciamo, in ambito tecnico. E se avete domande di interrompermi, mi sentite bene soprattutto? Come... Io sì. Sì. Perfetto, Io sì. ok. Sì, Benissimo. forte e chiaro. Allora, io diciamo, immagino che diciamo, chi segue oggi questa presentazione ci saranno magari persone con un background diverso. Magari alcune cose sono ovvie, scusatemi se magari dico delle cose ovvie, e in altri casi magari se non sono del tutto chiare mi potete chiedere o fermarmi. Però essenzialmente volevo un po' partire un po' da brevi cenni
introduttivi, tanto per spiegare un po' il contesto del perché la sincronizzazione è molto importante nel 5G. Mi soffermo su quelli che sono i requisiti principali della sincronizzazione, che standard sono stati sviluppati negli ultimi anni e che tecnologie si possono usare per distribuire riferimenti di sincronismo, soprattutto alle radio base stations, e in particolare, come diciamo, siccome lavoro alla Ericsson, che cosa Ericsson, che è uno dei maggiori, diciamo, vendor nell'ambito di reti mobili, crede sia un modo più opportuno per distribuire il sincronismo in rete in questo ambito. Allora, 5G immagino sia abbastanza noto a tutti, però volevo un po' chiarire un paio di punti che effettivamente hanno un'importanza anche a livello del sincronismo. Parlando di 5G, diciamo, non è semplicemente una nuova interfaccia radio, in realtà è un ecosistema in cui si integrano diverse generazioni di mobili, l'LTE e il 5G, che coesistono, in cui soprattutto non si va più ad indirizzare solamente un utente umano, diciamo, ma è un'interfaccia radio, un ecosistema che va anche ad indirizzare delle applicazioni nuove, vedremo nell'industrial automation, nello smart grid, automotive, che di per sé hanno dei requisiti di sincronismo per funzionare, quindi hanno indirettamente un impatto anche sulla rete 5G. Come probabilmente già sapete, diciamo, i rilasci del 3GPP già da un paio di anni sono già stati messi in campo e sono basati sugli standard della release 15 e 16 che sono state rilasciate dal 2018-2019 e per la parte iniziale del 5G, ma ci sono in corso degli importanti aggiornamenti in ambito di standard nelle prossime release. Qua ho riportato una tabellina che potete trovare anche sul sito del 3GPP, quella che sarà la release 17, che si prevede per il 2022, e successivamente la release 18, che hanno degli importanti aggiornamenti, anche con degli impatti di sincronizzazione, come farò vedere. E per quanto riguarda l'interfaccia radio, un paio di punti da tenere a mente è che, come probabilmente già sapete, lo spettro si estende molto in alto con le frequenze, si va sull'ambito delle microonde, vengono chiamate in 3GPP sulle specifiche la banda che va, diciamo, nell'ambito delle centinaia di megahertz fino a 7 GHz, viene chiamata FR1, mentre quella che va nell'ambito delle microonde sopra i 24 GHz viene chiamata FR2. E hanno delle caratteristiche diverse, in particolare, come potete immaginare, le frequenze più alte si riferiscono a delle coperture molto più limitate rispetto alle frequenze più basse, il che c'ha anche indirettamente un impatto a livello di interferenza, cioè mentre le bande di frequenza che stanno sotto i gigahertz o comunque fino a 2-3 gigahertz si riferiscono a delle celle con una copertura abbastanza ampia e quindi potenzialmente creano delle interferenze maggiori, quando si va più su con le frequenze in realtà il problema delle interferenze è limitato, nel senso che di solito si parla di celle molto più piccole. Un aspetto importante che forse vedo anche qua è che, diciamo, l'interfaccia radio può essere basata su due principi fondamentali, o il time division duplex o frequency division duplex. E fino ad oggi, soprattutto fino al 4G in Europa, principalmente quello che trovate in campo sono delle interfacce radio FDD. Quindi praticamente, forse posso saltare direttamente, lo faccio vedere pure dopo, però essenzialmente la divisione tra uplink e downlink è data dall'utilizzo di bande di frequenze diverse.
Invece nel caso del time division duplex c'è una divisione a time slot, presenti i simboli che vengono mandati in aria, come vedete anche da questa figura, possono essere in uplink o downlink in base alla posizione nello slot radio. Un aspetto importante poi nel 5G è che viene definita una cosiddetta numerologia. Scusa, dimmi. Se ti interrompo, vedo che c'è una domanda di Luca Antonini. Non so se... Scusate, volevo sapere se sta proiettando qualcosa, perché non vedevo nulla parlare di... Cioè, non so se... Sì, noi stiamo vedendo al momento le slide... Sono io che non vedo. Ok. Scusate, sono io. Ma crede. Dovrei mettere la chat visibile per me, un attimino. Ci sono, perché così vedo le domande sulla chat. Sì, no, ma se no ti avvisiamo anche noi. Sì, infatti. Avvisatemi, perché al momento non ce l'ho, non la vedo la chat. Però se me lo dite voi, insomma, mi fermate quando è necessario. Okay. Sì. Allora, praticamente quello che succede nel 5G è che è possibile definire delle strutture di trama sull'interfaccia radio diverse, con delle durate dei simboli che vengono mandati più o meno lunghe. Quindi, per esempio, quella che è anche utilizzata nel 4G, che è basata sul 15 kHz, quindi sulla banda di 15 kHz, i simboli mandati in aria hanno una durata di circa 70 microsecondi. Però è possibile fare delle trasmissioni a più alta, diciamo, densità di simboli, quindi che occupano quindi una frequenza, una banda maggiore, quindi a 30 kHz, 60, 120, in cui i simboli che vengono mandati in aria hanno una durata che può arrivare fino a 8 microsecondi. E questo, diciamo, è importante a livello di sincronismo, perché chiaramente, come vedremo dopo, il poter evitare, diciamo, delle interferenze significa anche che quando i simboli sono così ridotti nel tempo, bisogna avere anche un sincronismo molto più accurato. Questo sarà più chiaro dalle slide successive. Un altro aspetto importante è che il TDD era poco usato nel 4G, ma sarà molto più usato ed è molto più usato nel 5G, perché anche, diciamo, permette una maggiore ottimizzazione dell'utilizzo dello spettro, dello spettro radio. E questo ha sicuramente, come vedremo, un impatto a livello di requisiti di sincronismo. A livello di sincronizzazione, quindi, ci sono diversi aspetti che sono importanti con l'introduzione del 5G. Da un lato, l'introduzione di nuove applicazioni, come dicevo prima, industrial automation, smart grid, applicazioni che possono essere connesse via interfaccia radio 5G e che quindi hanno, avendo a loro volta necessità di sincronismo, mettono dei requisiti anche sul 5G. Ci sono degli aspetti di sincronismo importanti per l'operazione, per il funzionamento della radio 5G, come vedremo dopo, soprattutto relativi al TDD. E, diciamo, a livello di soluzioni, che poi vedremo verso la parte finale di questa presentazione, ci sono anche delle nuove soluzioni che sono state introdotte, per esempio la possibilità di sincronizzare le radio base station direttamente sull'interfaccia radio, ovviamente l'utilizzo del GPS e di altri sistemi satellitari rimane un aspetto fondamentale per la distribuzione di sincronismo. Diciamo, forse adesso dico una cosa abbastanza ovvia a tutti, però è importante che chiarirsi un po' sulla terminologia, perché spesso si parla di tempo o di frequenza nell'ambito della sincronizzazione, sincronizzazione in tempo, sincronizzazione in frequenza. Essenzialmente, che cosa vuol dire? Che se abbiamo due orologi, due clock che fanno funzionare due apparati, per esempio due radio base stations, e questi clock generano un segnale di sincronismo, per esempio una sinusoide, si possono identificare diverse tipologie di sincronismo. Quella, diciamo, base è ovviamente avere due orologi che sono completamente indipendenti, che vanno
come si dice in gergo, in free running, e quindi quello che succede, oltre ad essere i segnali sfasati, divergeranno, ci saranno un drift dovuto alla frequenza, che anche se nominalmente è la stessa, in realtà ci saranno delle per il funzionamento di oscillatori indipendenti ci sarà una frequenza di base diversa, e quindi divergeranno nel tempo le fasi dei segnali. Quando sono sincronizzati in frequenza, quello che succede è che, per esempio attraverso dei phase locked loop, quindi un aggancio di fase, un orologio può controllare in frequenza altri orologi nella rete. In questo caso quello che succede, se abbiamo dei counter che sono controllati da questi clock, pur se sfasati andranno avanti, diciamo, con lo stesso rate. Quindi questa si parla di sincronizzazione in frequenza. E questo, diciamo, è quello che è tutto sommato è sufficiente in gran parte delle reti 4G, tanto per chiarirsi le idee. Il passo successivo è richiedere che questi clock abbiano anche un riferimento comune di fase. Quindi vedete, non solo hanno lo stesso rate di avanzamento i counter, ma anche partano allo stesso istante. Si parla di tempo o di fase quasi come sinonimi. In realtà quello che succede è che i requisiti anche del 3GPP sono specificati in termini di sincronismo di fase, cioè devono essere messi in fase tra di loro. Poi in pratica quello che si fa per garantire che siano in fase, quello che si fa è si distribuisce un riferimento di tempo, cioè essenzialmente quando ho un ricevitore GPS distribuito in rete, quello che ottengo è un riferimento di tempo, perché insieme al segnale c'ho anche un timestamp che mi indica qual è il tempo, per esempio riferito all'UTC. In questo modo ottengo automaticamente anche un aggancio in fase. Quindi è importante tenere a mente che ci sono diversi requisiti o di frequenza, sincronismo di frequenza o di fase. Vediamo i requisiti. Come dicevo, alcuni requisiti dipendono proprio dalla necessità per l'interfaccia radio di funzionare correttamente. E il principale requisito viene dal fatto che, avendo delle reti in time division duplex, cioè in cui alcuni simboli vanno in downlink e alcuni altri in uplink, quello che può succedere, a differenza della frequency division duplex, è che si possono creare delle interferenze, e lo vedremo in alcuni esempi nella prossima slide. Quindi è importante che le radio base station che possono interferire tra di loro abbiano un riferimento comune di fase, essenzialmente, così che quando una radio base station sta trasmettendo in downlink, la radio base station che gli sta adiacente non vada in uplink, altrimenti si creano interferenze. E questi requisiti li potete trovare poi in dettaglio nelle specifiche del 3GPP. Per esempio, il requisito fondamentale per l'operazione del TDD sta nel 38.133, dove si richiede che l'allineamento in fase tra due base stations sia non maggiore di 3 microsecondi. Normalmente quello che si fa poi questo requisito viene implementato nelle reti cercando di fornire un riferimento di sincronismo alle base station che sia, rispetto a uno standard che può essere per esempio il GPS, non maggiore di 1,5 microsecondi, così dal punto di vista di errore relativo al massimo siamo a 3 microsecondi. È stato recentemente poi inserito un ulteriore requisito, questo è stato inserito l'anno scorso, perché questo qua è un requisito, diciamo, relativo tra base stations, quindi un operatore potrebbe in teoria avere un unico riferimento, un orologio atomico, diciamo al cesio, e sincronizzarsi tutte le base station al suo riferimento, però magari c'è un secondo operatore che nella stessa ambito territoriale, che magari invece si sincronizza al GPS, e quello che succede è che
tra i due operatori in realtà si crea uno sfasamento, perché magari un operatore segue un suo orologio atomico indipendente, mentre l'altro segue un GPS che si aggancia all'UTC. Come sapete, il segnale del GPS a sua volta si può considerare tracciabile all'ensemble degli orologi atomici che creano il segnale UTC, in particolare in questo caso quello generato negli Stati Uniti dalla Marina americana. E quindi quello che è stato fatto è stato inserito un ulteriore requisito, che tutti gli operatori non solo devono avere mantenersi dentro questi 3 microsecondi, ma il riferimento che controlla una singola base station deve a sua volta essere tracciabile in qualche modo all'UTC. L'UTC è l'Universal Time Coordinated, quindi è praticamente lo standard del tempo che viene utilizzato nelle applicazioni civili mondiali. E come dicevo prima, c'è una serie di laboratori nel mondo che si scambiano informazioni, poi le forniscono a Parigi, c'è il bureau che si occupa di mantenere l'UTC, e poi a sua volta questo bureau lo rimanda indietro ai laboratori, che si correggono i loro, diciamo, orologi atomici. Quindi c'è uno standard del tempo comune, e praticamente tutti i laboratori che partecipano alla creazione dell'UTC, in Italia per esempio a Torino, più o meno riescono a mantenere un errore tra di loro nell'ambito di qualche decina di nanosecondo. E in questo modo siamo ampiamente all'interno di questo requisito dei 3 microsecondi richiesti dalla 3GPP. Parlavo prima delle casistiche di interferenze dovute al TDD, faccio vedere un paio di esempi. Essenzialmente in questo caso si può creare interferenza tra user equipment, nel caso in cui se per esempio questo user equipment 2 diciamo c'è uno sfasamento nel tempo rispetto al tempo che della base station 1 e dello user equipment 1, può succedere che mentre la base station 1 passa dall'uplink al downlink, se c'è uno sfasamento di sincronismo, quello che può succedere è che la user equipment 2 ancora sta in uplink. Quindi quello che succede è che il segnale che lo user equipment manda verso la base station 2 potrebbe a sua volta andare a interferire con il ricevitore del user equipment 1, perché lui ancora sta in ascolto alla base station 1. Questo può succedere quando anche le frequenze su cui lavorano le base station 1 e 2 sono adiacenti, quindi non necessariamente la stessa. Ci sono altre casistiche simili, qua nel caso c'è un'interferenza tra la base station 1 e la 2, anche in questo caso se il sincronismo non è entro certi limiti, e ripeto, quei limiti sono quei famosi 3 microsecondi che dicevo prima, si crea una condizione di interferenza e così via. Non vorrei dilungarmi troppo, poi magari vi posso anche lasciare le slide. Qua vedete un esempio in uno della casistica come vengono fuori 3 microsecondi. Essenzialmente c'è stata tutta una serie di parametri che permettono di isolare quando si ha un passaggio dal downlink all'uplink. Si creano dei guard period sia tra downlink e uplink, sia tra uplink e downlink, e quindi l'errore di sincronismo è uno dei parametri che va a contribuire alla creazione di questo guard period, e fino a che sta entro 3 microsecondi, diciamo, riusciamo a evitare queste interferenze. C'è un'altra classe di motivi per cui serve sincronizzare le base station, è quello relativo alle applicazioni di carrier aggregation e anche di dual connectivity. Essenzialmente nel caso della dual connectivity, una user equipment si aggancia a due base station differenti. Vediamo se ciò, ecco, vengono chiamate master e secondary
celle master, celle secondarie. Questo serve per aumentare la copertura e la capacità di dati che possono essere ricevuti da un apparato, da uno smartphone. Per esempio nel caso di transizione adesso dal 4G al 5G, può essere comune il caso in cui magari abbiamo una cella che funziona con la 4G, che ha una copertura più ampia perché lavora a frequenze più basse, magari di diversi chilometri, e questa cella magari mi fornisce una copertura in continuità dello user equipment, anche se magari a capacità di bitrate minore. Però allo stesso tempo l'user equipment, se è in visibilità di una cella secondaria che magari lavora sul 5G, sulle nuove frequenze più alte, può magari complementare la copertura che gli offre il master con magari una capacità più alta che gli offre il secondario. Allora, quello che succede è che lo user equipment deve essere in grado di combinare segnali che arrivano da due celle diverse, e c'è una certa tolleranza, nel senso che si deve creare dei buffer di dati, per esempio, e lui è in grado di tollerare fino a una certa sfasamento dei segnali. Ora, lo sfasamento di segnali è dovuto a due fattori principali, e poi viene codificato in termini di maximum receive time indifference. Il primo ovviamente è la propagazione, cioè chiaramente c'è un delay dal master che normalmente è diverso dal delay dal secondario. E in aggiunta, chiaramente, come potete capire, se la sincronizzazione è diversa, se c'è cioè, dei riferimenti di tempo diversi, anche quello va a contribuire a ricevere la trama in istanti differenti. Quindi quello che ha fatto il 3GPP è dare dei requisiti di tolleranza rispetto a queste differenze di arrivo della trama radio in termini, per esempio, di 33 microsecondi, dove il grosso va a coprire le differenze di propagazione. Quindi tipicamente se dei 33 microsecondi ne prendiamo 3 microsecondi, gli stessi di cui parlavo prima, che servivano al TDD, ne rimangono 30, che sono circa 9 chilometri essenzialmente, se andate a fare i conti sulla velocità in aria. Quindi essenzialmente uno user equipment potrebbe riuscire a agganciarsi a delle celle che stanno a distanza di 9 chilometri tra di loro e che hanno un riferimento di sincronismo sfasato di 3 microsecondi. Quindi trovate questi requisiti sulla dual connectivity. Poi ci sono delle differenze, per esempio sulle frequenze più alte, come potete immaginare le celle sono più piccole, quindi non c'è bisogno di andare a agganciarsi a celle che stanno a 9 chilometri di distanza. Il requisito infatti è più basso, sono 8 microsecondi. Ci sono casi in cui le celle sono collocate, si dice, no? E in quel caso quindi la differenza è soltanto dovuta allo sfasamento in tempo. Nel caso della carrier aggregation la situazione è del tutto analoga. Qui si parla di combinare bande di frequenze sullo stesso user equipment per aumentare la capacità. E anche qui ci sono dei requisiti che essenzialmente sono un po' più stringenti. E in molti casi, per esempio, se le bande che vengono combinate dallo user equipment fanno parte dello stesso, si chiama intraband, cioè della stessa banda di frequenza, il requisito è semplicemente relativo a uno sfasamento interno alla radio base station, quindi vedete, sono molto bassi, si parla di centinaia di nanosecondi. E se invece sono delle frequenze che possono essere tra diverse bande, quindi tra anche antenne che stanno distanti tra di loro, come dicevo prima, anche fino a 9 chilometri, il requisito invece, come vedete, sale fino a... siamo nella stessa situazione della dual connectivity. Al solito fermatemi se avete qualche domanda. C'è un'ulteriore classe, diciamo, pone dei requisiti molto stringenti, la coordinated multipoint operation. Qua sono delle funzionalità che, come dire, posso considerare opzionali nelle reti in cui due base station mandano lo stesso identico segnale
verso lo user equipment, questo per migliorare la qualità del segnale. E in questo caso quello che deve fare lo user equipment è praticamente interpretare il segnale come se fosse inviato dalla stessa base station, magari come se fossero dei multipath. E qui i requisiti, appunto, siamo nello stesso ambito delle centinaia di nanosecondi che vediamo prima. Qua però non c'è nessuno standard nel 3GPP, non è una funzionalità che spesso si trova in rete, quindi non è un requisito normalmente che viene richiesto. Passa tutta un'altra classe di applicazioni. Come dicevo prima, il 5G può essere utilizzato per connettere le reti di distribuzione delle smart grid, come vengono chiamate, oppure nelle industrial automation, presente nelle industrie, che per far funzionare le reti, i robot delle industrie, cioè hanno bisogno di sincronismo. Se si rimpiazza, diciamo, la connettività via cavo con interfaccia radio, dovendo sempre sincronizzare questi apparati, bisogna distribuire il sincronismo sull'interfaccia radio. C'è anche, diciamo, tutta una serie di nuove applicazioni, per esempio negli stock exchange vengono richieste che i server della finanziari abbiano un timestamp che è tracciabile all'UTC, e diciamo si sta cominciando a proporre il 5G, l'interfaccia radio 5G, come un vettore, diciamo, di un riferimento tracciabile all'UTC, che se la rete 5G è sincronizzata alla GPS o a Galileo, che a sua volta ha una tracciabilità all'UTC, si può pensare ad agganciare un ricevitore all'interno di data servers che sono utilizzati in ambito finanziario, e in questo modo ricreare un riferimento di sincronismo. Qua ho messo, diciamo, per informazione una serie di riferimenti del 3GPP dove vengono descritti tutti i requisiti di questa applicazione. Quindi, per esempio, in ambito industrial automation si parla di un microsecondo, quindi i vari apparati, nel caso, diciamo, più stringente, i device, in questo caso dovuto, nel caso del control to control communication, devono essere all'interno di un microsecondo. Nella power distribution pure c'è un requisito di un microsecondo. Qua ci sono, per esempio, i synchro phasors che servono per misurare se ci sono degli sfasamenti nella rete di distribuzione dell'energia elettrica. In questo caso è requisito, siamo nell'ambito del microsecondo, e così via. Quindi essenzialmente quello che è successo è che nel 3GPP ci sono delle specifiche che fanno vedere come il riferimento di sincronismo può essere portato attraverso una rete 5G. Adesso, senza entrare troppo nel dettaglio, però se qua c'ho, diciamo, una rete, per esempio all'interno di un'industria che funziona su Ethernet, e un pezzo, diciamo, un altro pezzo dell'industria viene connesso via radio, questo è il 5G time domain essenzialmente. Quindi qua c'è il G-Node B e qua c'è l'interfaccia radio. Per poter trasferire il sincronismo da dei master che vengono utilizzati in ambito industriale, è stato definito nel 3GPP un'architettura in cui il sincronismo può essere trasferito da una parte all'altra attraverso la rete 5G. E ci sono altre applicazioni, quella dell'ambito finanziario, come ho detto prima. Queste sono delle regolamenti che sono stati definiti in ambito europeo, per esempio di avere 100 microsecondi di tracciabilità all'UTC, e in questo caso la rete 5G potrebbe trasferire un riferimento che viene dal GNSS tramite l'interfaccia radio ai vari server utilizzati in ambito di stock exchange. Questo è per lo smart grid. Tra parentesi, un aspetto importante è che lo smart grid, diciamo, spesso hanno GPS come riferimento, ma negli ultimi anni si è capito come il GPS, come in generale
i sistemi satellitari siano molto vulnerabili, per esempio a effetti di jamming o spoofing. Essenzialmente è molto facile mascherare il segnale GPS. Esistono in commercio apparati che a pochi dollari che possono essere usati per silenziare in raggi anche di diversi chilometri il segnale GPS, il che ha creato molti problemi, per esempio negli aeroporti, ma ovviamente anche in ambito telecom, un problema che viene evidenziato sempre maggiormente. Quindi quello che si è pensato è pure che il segnale di sincronismo trasferito attraverso l'interfaccia radio potrebbe essere usato come un backup per aumentare la robustezza di segnali GPS locali. Quindi magari se c'è un evento di jamming del segnale GPS locale, me ne accorgo e posso usare come riferimento secondario un riferimento che viene dalla rete 5G, che essendo a distanza, diciamo, di diversi chilometri, o comunque il master della rete 5G magari sta a 20, 50, 100 chilometri di distanza, non è impattato alla stessa maniera dallo stesso evento. È la stessa cosa per le applicazioni di financial. Un aspetto importante, diciamo, è anche che il sincronismo spesso è menzionato come un requisito per far funzionare la localizzazione degli apparati, dei device. Ci sono delle modalità, quelle chiamate Observer Time Difference of Arrival, dove lo user equipment misura il tempo di arrivo delle trame inviate da diverse radio base station e, confrontando il tempo di arrivo, può misurare essenzialmente la sua posizione. Questo però presuppone che i segnali inviati dalle base station siano inviati allo stesso tempo, altrimenti chiaramente si crea un errore nella misura della localizzazione. Qua, se uno si va a fare i calcoli, in realtà si tratta di requisiti abbastanza stringenti, perché esiste un report della 3GPP che ha fatto vedere degli esempi in cui, per esempio, se c'ho un requisito di localizzazione di entro i 40-60 metri, il tempo l'errore di tempo tra le varie base station deve essere meno di 200 nanosecondi, che capite? Insomma, è un ordine di grandezza inferiore rispetto ai 3 microsecondi di cui si parlava prima. Tant'è vero che ci sono delle modalità alternative che vengono spesso considerate per la localizzazione degli user equipment. Requisiti di frequenza pure ci sono stati dal GSM fino al 3G, 4G, ci stanno anche in 5G. Qua si parla di mantenere un'accuratezza di frequenza tra i segnali radio nell'ambito delle parti per milione, il 0,05 parti per milione e 50 parti per miliardo. Quindi comunque serve distribuire riferimento di frequenza accurato, no? Chiaramente una volta che c'è anche il requisito di tempo, questo viene quasi da sé, insomma, non è l'aspetto più critico. L'ultimo aspetto che volevo evidenziare è che nelle reti 5G ci sono delle importanti novità a livello architetturale, dove le radio base station, qua vedete la serie dello stack protocollare che viene implementato una radio base station dai livelli più alti fino allo strato fisico. Quindi qua c'ho il media access control, il physical layer, radio link control. Queste diciamo, stack protocollare, diciamo, tradizionalmente veniva implementato in maniera monolitica nella radio base station, però questo viene sempre più queste funzionalità vengono sempre più distribuite nella rete, dove ci sono dei nuovi nodi che vengono indicati con vari nomi, per esempio la distributed unit, dove le parti, diciamo, intermedie dello stack protocollare vengono implementate, la remote radio unit, dove implemento le parti un po' più basse, più vicino al strato fisico, e la central unit, dove implemento la parte più alta. Però questo, diciamo, ha delle implicazioni anche su come
distribuire il sincronismo in rete, perché prima magari bastava distribuirlo alla base station, adesso c'è anche la necessità di distribuirlo tra la base station, cioè tra la distributed unit, tra quella funzionalità in baseband, verso una remote radio unit che potrebbe essere anche connessa tramite Ethernet attraverso una serie di switch Ethernet. Quindi c'è anche la problematica per un operatore di definire un piano di sincronismo, di distribuzione e sincronizzazione anche all'interno di una base station. Questa è poi una novità importante. Questo viene chiamato front haul. Allora, che cosa è stato definito come soluzioni per diciamo, indirizzare questi requisiti? Come ho detto prima, il building block più importante rimane e rimarrà il GNSS, quindi i sistemi satellitari di navigazione come il GPS, come Galileo e così via, perché loro garantiscono una tracciabilità. Universal Time Coordinated, quindi c'è un tempo comune che posso distribuire diciamo nella rete a livello globale, e spesso questi ricevitori vengono anche associati, vengono combinati con degli orologi atomici praticamente basati al cesio, che mi permettono per esempio di mantenere un riferimento anche quando perdo segnale GPS, anche per diverse giornate. Negli standard, per esempio in EQT, il master della rete, che appunto può essere dato dal GNSS, viene chiamato Primary Reference Time Clock, PRTC. Poi ci sono diversi modi per distribuire il riferimento. Ovviamente se mi serve solo la frequenza, posso usare lo strato fisico, che adesso si può anche tramite Ethernet è possibile trasferire il riferimento di frequenza. Originalmente Ethernet era stata definita come un protocollo asincrono, adesso è possibile sincronizzare i clock degli switch, dei router, e quindi distribuire attraverso phase lock loop un riferimento agganciato in fase, in frequenza. Ci sono delle raccomandazioni QT che hanno definito come farlo, e il tempo viene trasferito tramite un protocollo di tempo, il Precision Time Protocol, che è stato definito dalla IEEE 15.88, e che in realtà fornisce dei mattoncini di base, però poi ogni industria deve definirsi i cosiddetti profili, cioè deve definire che cosa usare e cosa non usare di cosa è standardizzato dall'IEEE. E in EQT ci sono delle raccomandazioni che definiscono come utilizzare la 1588 in ambito telecom. Vediamo un po' pure, che voglio andare un po' velocemente, qua ci sono dei dettagli sul Synchronous Ethernet, magari una cosa importante, ecco, il riferimento dai ricevitori GNSS verso le radio base station si può fare in due modi differenti, o distribuendo i ricevitori GNSS vicino a dove serve il sincronismo, oppure avendoli in posizione diciamo centralizzata, e poi distribuendo il riferimento attraverso la rete PTP. Qua ci sono dei clock chiaramente che sono in grado di ricevere il segnale PTP e di generarlo. Due parole soltanto alla 1588, essenzialmente il protocollo mi permette di trasferire il riferimento di tempo da un master basato sulla GNSS, tipicamente viene chiamato Grandmaster, e poi con uno scambio di messaggi verso altri apparati che sono in grado di interpretare questi messaggi di Precision Time Protocol, chiamati Boundary Clock o Transparent Clock, a trasferirli attraverso questa rete fino allo slave finale, un ordinary clock che viene chiamato in terminologia 1588, che alla fine recupera il tempo del GNSS. Un aspetto importante è che questi protocolli di tempo, così come l'NTP, diciamo, funzionano su due vie, cioè essenzialmente invio un messaggio nel pacchetto con il timestamp, e poi la parte, diciamo, ricevente deve anche
evaluare, diciamo, identificare qual è il delay che ci ha messo il messaggio per attraversare la rete. Essenzialmente quello che si fa uno scambio su due vie dei messaggi e si fa una valutazione del round trip delay, si divide per due e in quel modo quello che si sta assumendo è che il canale sia simmetrico, che di solito non è il caso. Infatti quello è il problema principale delle reti di telecom che usano BTP per la distribuzione del tempo. Qua ci sono dei dettagli, insomma, la 8275.1, 75.2. Volevo un po' concludere, arrivare al punto finale. Che cosa si può fare? Allora, innanzitutto ci sono due classi di soluzioni per distribuire il sincronismo nelle reti mobili. Una prima classe si può identificare come RAN-based solution, essenzialmente quelle soluzioni che non necessitano il supporto della rete di trasporto. Essenzialmente se c'è un GNSS receiver locale, oppure, come ho detto all'inizio, tramite il segnale radio, cioè se una base station c'è un GNSS, può magari propagare il suo riferimento di sincronismo attraverso un'interfaccia radio verso le base station che gli stanno vicino e che possono ascoltare il segnale radio. La seconda classe invece è quella che utilizza la distribuzione del riferimento sulla rete di trasporto, quindi tramite il Precision Time Protocol, Synchronous Ethernet. Come potete immaginare, ci sono delle benefit e dei cons per ognuna di questi due approcci. Nel caso del RAN-based, il grosso vantaggio è che non dipendo dalla rete di trasporto, quindi per esempio non devo aggiornare gli apparati in modo che supportino le 1588. Il problema qual è? Che è una soluzione che da sola potrebbe essere un po' debole, perché come ho detto prima il GNSS è facilmente mascherabile, pure la distribuzione di riferimento sulla radio non è sempre possibile, non c'è sempre visibilità di apparati vicino. Di contro, distribuire il riferimento sul trasporto mi permette di avere una molteplicità di riferimenti, quindi mi aumenta la robustezza della soluzione. Posso anche centralizzare le risorse, non devo avere migliaia di ricevitori GPS dappertutto, ma ne posso avere solo in alcune posizioni della rete. E il problema è che, diciamo, la performance dipende un po' dalle caratteristiche della rete. Quindi, se per esempio ho degli apparati che non sono in grado di processare il PTP, questi qua che succede? Mi aggiungono del rumore al segnale, quindi la performance sarà chiaramente peggiorata. Quindi in conclusione, come Ericsson, quando parliamo con i nostri, diciamo, operatori, quello che proponiamo è una soluzione un po' mista, in cui si cerca di avere i riferimenti GNSS il più vicino possibile alla parte radio, però è necessario anche fare in modo di avere dei backup, quindi attraverso il PTP sulla rete di trasporto, che quando è possibile attraverso gli apparati che sono in grado di processare PTP, e quella è la 8275.1 che definisce come fare. Però in alcuni casi, per esempio se ho delle reti legacy oppure delle reti affittate, magari non sono in grado di assicurare il processamento del PTP, c'è un'altra modalità di utilizzo del PTP, viene chiamato il Partial Timing Support, in cui praticamente normalmente io ho il GPS come riferimento primario e come backup prendo un PTP che magari viene un po' sporcato da una rete che non supporta il PTP, però lo aggiusto con il GNSS che è locale, e quando il GNSS per qualche ora lo perdo, il PTP che è un po' riaggiustato lo posso usare come backup. Quindi in conclusione, diciamo, la sincronizzazione è un aspetto fondamentale per il 5G per i motivi che ho chiarito. I requisiti non sono molto diversi dal passato. Quei 3 microsecondi che ho citato prima in realtà li ritrovate anche in ambito LTE. Quindi spesso si sente dire che il 5G la sincronizzazione è molto più stringente. In realtà non è vero. Quello che è vero è che
TDD si usa molto di più, quindi mentre prima magari bastava il riferimento di frequenza, in molti casi adesso invece con l'utilizzo del TDD praticamente dappertutto mi serve anche un riferimento di tempo. Ci sono nuove architetture che impattano un po' il modo con cui le reti devono essere progettate e come soluzioni essenzialmente abbiamo almeno tre per diversi, diciamo, mattoncini che si possono usare, il GNSS sia locale sia remoto e distribuito col Precision Time Protocol, FDS il full time in support, cioè idealmente quando tutti gli apparati mi supportano il PTP, però lo posso anche avere una soluzione complementare se c'è un GNSS locale e un partial time in support PTP sulla rete che non supporta il PTP e il radio interface based sync, che sarebbe l'overdiva. Io credo di aver, diciamo, completato un po' l'overview, così abbiamo un po' di tempo per le domande. Stefania. Grazie Stefania, è stata una bella overview, molto chiara, credo anche per i padri che lavori. Diciamo. Se c'è un audio un po' alto, aspetta che prendo. Intanto volevo sapere se c'è un'altra domanda. Grazie per i riferimenti soprattutto agli standard, perché sono molto utili in questi casi. Io ok, c'è Stefano Bregni che ha una domanda. Ok, eccomi. Tu sei un super esperto, quindi mi aspetto. No, stavo per dire innanzitutto congratulazioni vivissime per aver invitato Stefano Ruffini, e adesso lo posso dire io perché è uno dei massimi esperti al mondo di queste cose, gode di una fama straordinaria, ben meritata, e abbiamo visto oggi in questa presentazione veramente chiara, in cui sono argomenti in cui è facile perdersi, ma lui ha tenuto la barra, quindi congratulazioni a chi ha pensato di invitare Stefano Ruffini e grazie a Stefano Ruffini per aver accettato. Adesso, dopo aver detto questo, volevo fare una domanda molto, molto generica, che è questa. Allora, Stefano Ruffini molto elegantemente, no, ha evitato di parlare delle soluzioni della sua azienda, no? Lui è Ericsson. E magari però può dire che cosa lui raccomanderebbe, no, a un operatore. Magari dico prima un pensiero che ho io e lui lo può sviluppare. Il mio pensiero è che il GPS, il Galileo, eccetera, eccetera, sono senz'altro la cosa migliore, disponibile quasi sempre, eccetera, ma se fossi un operatore, col cavolo che baserei le prestazioni della mia rete sul fatto che quel segnale è disponibile, no? Perché non dico che non si sa chi lo controlla, però insomma è qualcun altro, no? Allora, però ci sono delle alternative, lo Stefano ce le ha presentate, c'è il PTP, eccetera. Allora magari lui può dire, se facesse il... magari può dire cosa propone Ericsson, così, visto che no, è un dipendente, però può dire che cosa consiglierebbe lui a un grande operatore, dice, insomma, io voglio farmi la rete da zero. Che faccio? Metto le antenne GPS? Sì, perché sono comode, però... Magari Stefano vuole dire qualche cosa di questo tipo. Allora, la domanda è molto importante, diciamo, ci vorrebbero ore per discutere di questo aspetto. In breve, diciamo così, questa slide che sto mostrando fa vedere che il GNSS rimane importante, nel senso che ci sarà Galileo, quindi non è soltanto un problema politico, nel senso che è vero che quando c'era solo il GPS c'era anche un aspetto politico, però il problema maggiore adesso, più di quello politico, è quello di sicurezza, nel senso che è molto facile mascherare un segnale GNSS con i jammer, è molto facile, cioè una rete che dipende solo dal GNSS praticamente non c'ha speranza, no? Quindi negli Stati Uniti questo è un problema, perché loro ancora oggi molte reti hanno solo il GPS, cioè
Infatti loro hanno molte iniziative adesso a livello governativo per risolvere questo problema. Non so se insomma tu sicuramente lo sai, però è successo che la Corea del Nord è riuscita a bloccare la rete GPS in tutta Seoul per diverse giornate, no? Infatti loro negli anni passati hanno cercato alternative tipo l'ORAN, che sarebbe un segnale radio terrestre. Posso dire che tanti anni fa, quando avevo collaborato alla rete di sincronizzazione di Telecom Italia, niente a che fare col 5G naturalmente, tanti anni fa, i GPS c'erano, ma erano la quarta risorsa di backup. Sì, no, poi il problema è questo, che una volta anche in Italia, fino al mese scorso, bastava avere un riferimento di frequenza, no? Quindi il GPS, diciamo, di per sé non era nemmeno necessario. Tu c'avevi l'orologio atomico a Roma, a Torino o da qualche parte e te lo distribuivi. Il problema col 5G è che con l'avvento delle reti TDD, ma anche l'uso del carrier aggregation, dual connectivity, mi serve un riferimento di tempo. Quindi il GNSS mi serve, ma allora quello che faccio per risolvere il problema che dicevo prima, lo metto sì, magari vicino a qualche base station, però mi assicuro che c'è anche un backup, magari da un GNSS che sta a un centinaio di chilometri di distanza, no? Così che ovviamente GNSS qua può significare un ricevitore sia a Galileo che GPS, ma non solo. Per esempio ci sono degli operatori come Deutsche Telekom che sta mettendo su una rete di primary reference time clock, in cui praticamente ci sono dei PRTC che hanno degli orologi al cesio col GPS, col Galileo, che sono localizzati in diverse posizioni, diciamo, della rete di Deutsche Telekom, e sono connessi da una fibra tra di loro, per cui anche nel caso in cui, prima di tutto, se quelli che sono chiamati enhanced PRTC, cioè il GPS più il cesio, se mi perdo il GPS, comunque per 14 giorni, secondo la raccomandazione UTU, mantengo 100 nanosecondi. Ok, quindi per 2 settimane sul singolo PRTC, se mi perdo il GNSS, comunque sto dentro i 100 nanosecondi. Non solo, facendo questa rete di PRTC tra di loro, praticamente mi rendo quasi indipendente dal GNSS, probabilmente per un mese o per 2 mesi. Ma questo praticamente stiamo parlando di un evento globale, cioè se c'è una praticamente tutti i sistemi satellitali, magari più per motivi tipo i solar storm, come vengono detti, che però succedono ogni 25 anni, più per quello che non per dei problemi locali, perché se è un problema locale all'interno di 10 chilometri, comunque io, diciamo, tramite la rete mi posso portare un backup. E questo, diciamo, è una cosa l'Ericsson. Comunque, poi l'Ericsson, diciamo, raccomanda molto l'utilizzo anche di questa interfaccia radio, perché mi permette di comunque bypassare il trasporto. Quindi magari su una base station c'è un riferimento dal GNSS e posso distribuire il riferimento alla base station adiacente. Spero di aver risposto. C'è un'altra domanda da Andrea Nardin. Aspetta, Stefano, scusa solo un secondo. Si era prenotato Vittorio via chat. Ok, scusami, non vedo la chat neanch'io. No, lo so. Dov'è la chat? Anch'io non c'ho la chat. Purtroppo Teams alle volte le fa vedere, alle volte no. Dipende. Sì. Da quello che... la sto cercando. Allora, grazie Lucanos. Dimmi tu. E poi passiamo a Nardin. Vittorio? Vediamo se c'è... Volevo solo fare una domanda riguardo al massimo errore di localizzazione. Abbiamo parlato che nella banda FR1 l'errore è intorno ai 40-60 metri. Ecco, per quanto riguarda invece la banda FR2 è stato normato qualche valore? Si ha qualche informazione in merito? Grazie. Okay. Allora, poi magari Stefania ne sa più. Diciamo,
questi 40 metri qua, allora, si riferiscono a un esempio in cui se io ho un errore di 200 nanosecondi, quindi qua non c'è nessun riferimento all'FR1 e FR2, è diciamo a prescindere dalla banda, se io riesco a mantenere l'accuratezza di tempo tra le diverse antenne entro 200 nanosecondi, riesco a garantire circa 40-60 metri. I requisiti in realtà vengono dal legislatore, e diciamo per esempio credo il 911 in America, ci sono dei requisiti che in realtà sono nell'ordine dei 100 metri, no, per poter localizzare se c'è una user equipment dove c'è una persona in bisogno d'aiuto. Però adesso ci sono dei requisiti che stanno andando al metro, al centimetro, per altre applicazioni. Non so, Stefania, se tu vuoi. No, sì, adesso almeno da 3GPP abbiamo dei livelli di accuratezza di localizzazione. Ci sono i famosi 7 livelli di accuratezza che dipendono anche dalla sincronizzazione, dipendono dalla velocità a cui si muove lo user equipment, eccetera, eccetera, e poi sono molto use case dependent, quindi a seconda dello use case, e si arriva sotto il metro, sulle decine di centimetri, almeno come localizzazione relativa, questo è. E discutevamo appunto con Stefano nell'ambito del progetto che arrivare a un'accuratezza del genere richiede un'accuratezza di sincronizzazione elevatissima, quasi impensabile, diciamo, per cui bisogna diciamo utilizzare altre tipologie di processamento dei segnali. Esattamente, perché con questa soluzione OTDOA servirebbero dei nanosecondi che magari tramite l'interfaccia radio riesco magari pure a ottenere, però non sempre. Ci sono delle possibili soluzioni se proprio voglio, però essenzialmente ci sono altre soluzioni che sono studiate adesso in 3GPP. Per esempio, invece di fare una misura relativa, lo user equipment si manda e si scambia un segnale a due vie, un round trip measurement direttamente con ogni base station. Quindi a quel punto lui si calcola la distanza da ogni base station, a prescindere dal sincronismo della base station, perché lui si calcola il round trip con la base station 1, con la 2 e con la 3, ma lo fa in maniera indipendente, non c'è bisogno di... I tre base station potrebbero essere sfasate tra di loro. Questa è una delle soluzioni che si stanno definendo in 3GPP, per esempio, perché ovviamente per andare al centimetro a quel punto diventa quasi impossibile andare a sincronizzare le base station. Ok, grazie. Grazie Vittorio. A questo punto Lucanos, mi confermi c'è una domanda di Nardino? Sì. Ok, perfetto. Andrea Nardin, se vuoi prendere la parola. Grazie per la presentazione, grazie per la parola. Agganciarmi al discorso del GNSS di prima, siccome so che i sistemi GNSS si stanno modernizzando e si stanno dotando di sistemi di autenticazione del segnale basati su crittografia, e questo dovrebbe servire a diciamo combattere lo spoofing. Immagino che il problema principale che comunque resta sia il jamming dei segnali, tuttavia sistemi, quando i GNSS saranno dotati di questo sistema di autenticazione, cambierà l'approccio appunto su delle reti, con insomma il quanto si fa affidamento sul GNSS, cambierà il paradigma o più o meno sarà quello che è stato presentato adesso? L'autenticazione del Galileo, per esempio, Galileo ce l'avrà con un servizio importante, perché soprattutto se voglio sincronizzare, distribuire il riferimento tracciabile all'UTC, devo essere sicuro che sia effettivamente l'UTC, quindi sarà una funzionalità importante, però come dici tu non risolve il problema del jamming, quindi andrà comunque combinato con un backup, diciamo, come dicevo, puoi distribuire dei ricevitori GNSS geograficamente distribuiti, così non il jamming può, diciamo, impattare magari una decina di chilometri, però non può impattare tutta l'Italia, a meno che non c'è una guerra. Però chiaramente se c'è un evento, diciamo, militare,
c'è poco da fare, insomma, c'è un evento militare, sicuramente ci avremo, a quel punto sì, bisogna avere delle soluzioni come quella rete di orologi atomici che dicevo prima, possibilmente alcune nazioni stanno cercando anche di avere un riferimento direttamente dei laboratori di metrologia locali, quindi vedete che le strutture critiche dovrebbero avere un riferimento direttamente da Torino, dai nostri CESI nazionali, per risolvere problemi, diciamo, militari, ecco. Quindi all'oggi resta lo spoofing resta un punto di vulnerabilità importante, soprattutto senza un sistema di backup. Come dicevo prima, è più critico secondo me il jamming, perché il jamming, o meglio, forse da un punto di vista di riconoscibilità, lo spoofing è un po' più subdolo, perché insomma, certo, da quel punto di vista è più difficile forse da capire che c'è un evento, quindi forse direi che è importante, come dicevo prima, è importante aggiungere la sicurezza del segnale, però il jamming non lo risolve la security, diciamo. È chiaro, grazie. E abbiamo un'altra domanda da Giuseppe Virone. Attivando il microfono. Buonasera a tutti, grazie per la presentazione, lo capite anch'io che faccio antenne, quindi lo ringrazio, molto chiaro. Una domanda, per la sincronizzazione alle frequenze, insomma, ormai ci sono dei link in fibra ottica, parlo link da RF fibra ottica, che lavorano anche fino a 20 GHz. Quindi sarebbe del tutto possibile a livello di portante sincronizzare fino a 20 GHz, quindi mi chiedevo se almeno a livello relativo tra le base station è pensabile usare questo tipo di soluzione per la sincronizzazione. Cioè, tu stai dicendo di distribuire il sincronismo sulla fibra? Sì, proprio con invece di usare, che ne so, il 10 MHz, si possono usare frequenze molto più alte, insomma, appunto link in fibra ormai lavorano anche fino a 20, addirittura 40 GHz, ma comunque 20 se ne trovano commerciali. Quello che facciamo già a livello di radiofrequenza, insomma, addirittura con il network analyzer, e avere appunto dei link in fibra che si comportano come un po' come un cavo coassiale, e quindi uno può sincronizzare veramente quasi a livello di portante, ecco, cioè a livello proprio di in fase, dico. D'accordo, però diciamo la problematica qua è più se io trasporto il sincronismo, vediamo, faccio una slide con dei pacchetti PTP, quello che importa in realtà è fare il timestamping, cioè misurare esattamente il tempo di arrivo dei pacchetti, quindi la frequenza lì è più importante, quasi il bit rate, nel senso che rimuovo l'incertezza del riconoscimento dell'arrivo del pacchetto PTP. Adesso provo una slide. No. Quindi diciamo non è, da quel punto di vista non è un grosso problema, ecco questa slide, no? Essenzialmente quello che succede è che io invio un messaggio su una trama Ethernet che trasporta un timestamp, io diciamo devo misurare esattamente l'arrivo di questo timestamp sull'interfaccia dell'apparato Telecom che lo ricevo. Allora, qua il punto è che ci sono diverse sorgenti di errore e chiaramente il bitrate è importante, perché se ho l'interfaccia a 100 megabit c'è una certa incertezza sull'arrivo dei bit, se faccio un timestamping, se campiono a 100 megahertz, no? Se campiono a 1 gigahertz riduco l'errore. Poi ci sono delle tecniche di campionamento che servono anche per ridurre al picco secondo l'errore. Quindi diciamo questi sono un po' più gli aspetti più critici. Scusa Stefano, sì,
Forse qui c'è un equivoco su che cos'è la frequency synchronization, time synchronization, cioè forse Giuseppe stava parlando di sincronizzare le portanti per i segnali in radiofrequenza, se non ho capito male. L'idea è che se uno poi comunque sincronizzando a livello, cioè siccome si può arrivare ormai a mandare un segnale RF così, a frequenza così elevata, poi uno può in qualche modo dividere quel flow, cioè si crea un flow dividendo quel segnale, insomma. Sì, però devi anche stimare la differenza tra i tempi di propagazione, perché qui l'obiettivo di cui l'obiettivo è la sincronizzazione di tempo, cioè far sì che ci sia un massimo delta di 200 nanosecondi, 3 microsecondi, quello che è, tra le base station, tra le antenne. Sì, però quello diciamo che uno lo può fare una volta che la rete è deployata, lo può calibrare, insomma, una volta per tutte e poi lo usa. No, magari. In realtà questo è un grosso problema, non è... Vabbè. Ci sono diversi motivi per cui non sono simmetrici i canali. Comunque sì, questo, ci sono dei requisiti di frequenza, però appunto questo è indipendente dalla frequenza della portante. Qua sono delle differenze relative, sono normalizzate, ecco, per capirci. Ok, quindi è indipendente da quale che sia la portante, 100 MHz, 1 GHz, 20 GHz, il requisito rimane questo. Grazie Stefano. Lucano, non so se ci sono altre domande in chat. No, non mi sembra. No. Io ne avrei una però, visto. Sì, un po' da ricerca, diciamo, perché abbiamo visto una bella overview sul 5G e mi chiedevo, diciamo, visto che sei così dentro anche gli enti di standardizzazione, quali sono gli hot topic sulla sincronizzazione nel Beyond 5G e quindi o almeno Beyond Release 17 al momento, se come dicevi tu riguardano l'architettura più distribuita e quindi i problemi di sincronizzazione che ne derivano o cos'altro. Allora io direi questo, le cose di cui sta parlando adesso sono queste qua che dicevo prima, cioè si chiama Timing Resiliency, praticamente ci sono delle proposte, se vai su questa specifica, la 22.261, qualche settimana, 3 settimane fa, è stata aggiornata inserendo questi use case nuovi, in cui praticamente il backup al GNSS viene proposto tramite l'interfaccia radio. In realtà non è propriamente un backup al GNSS, perché magari il GNSS rimane il riferimento per la rete 5G, però magari a sua volta è un riferimento, diciamo, protetto, no? Come dicevo prima, magari che ci mette un CESI vicino, magari sta a centinaia di chilometri di distanza, e per usarlo in ambiente financial, smart grid, nell'industrial automation. Sì, penso che queste sono delle tematiche molto, molto interessanti. Ecco. Poi chiaramente saranno nuove interfacce radio andando verso il 6G e quei 3 microsecondi c'è il rischio che andando a rifare i calcoli magari debbano diventare 1 microsecondo, ecco, però quello è ancora un po' presto, lo dico. Ci terrai aggiornati allora. Sì. Intanto grazie per aver partecipato e grazie insomma a tutti. Io, se non ci sono altre domande, Lucanus. No, sì. Io avrei solo una curiosità velocissima, ma non vorrei far perdere troppo tempo. Io ero interessato a un aspetto più applicativo, quindi sul discorso del positioning. E mi stavo domandando appunto nel caso di uno volesse implementare un sistema di posizionamento in un'area limitata, posso dire, o in ambito per esempio industriale, o anche in ambito di... possiamo dire aree portuali o aeroportuali. Secondo voi, quindi, è quello un po' la risposta, il fatto di magari giocare su una rete locale e quindi su utilizzare rapporti con la singola antenna senza una necessità di sincronizzazione tra le varie antenne potrebbe essere un modo per avere un posizionamento fine intendo anche nell'ambito della metro, massima decina di metri,
penso appunto a aspetti di localizzazione di mezzi o personale nell'area di interesse. Sì, sì, è corretto. Diciamo, come dicevo prima, ci stanno degli aggiornamenti anche per GPP. Un metodo è quello appunto di fare un round trip con le antenne. Vengono spesso citati questi metodi con i beacon, però alla fine insomma stiamo parlando della stessa cosa, anche perché queste base station in ambito locale in realtà sono delle antennine, non so se le avete viste, che magari stanno all'interno di un locale. Sì. Quindi alla fine stiamo parlando della stessa cosa, insomma. Ok, quindi è diciamo perseguibile come possibile strategia, insomma, può essere efficace. Sì. Ok, grazie mille per la presentazione. Okay. Prego. Grazie a voi, grazie a voi per l'invito e spero che siate interessati a questa. Assolutamente, credo che sia abbastanza evidente. Va bene, allora grazie a tutti, ancora Stefano, Lucanos e Nicola per l'organizzazione. Ci sentiamo presto. Buona serata a tutti. Grazie. Buona serata.